Salve ragazzi, prima di tutto, prima di ogni cosa, iscrizione. Non voglio sentire ragioni. Iscrizione, iscrivetevi, condividete e attivate col ditino la campanella per ricevere le notifiche. Questa è la cosa primaria. Poi passiamo all'argomento del giorno. Allora, vi voglio parlare di Andrea Bosco, noto giornalista, bravissimo giornalista, juventino di fede, che cura una rubrica su tutto Juve che si chiama Sottobosco. Ebbene, leggendo questa rubrica posso solamente battere le mani ad Andrea Bosco, che ha illustrato perfettamente questa situazione. E allora, Andrea Bosco ha fatto notare come nella conferenza stampa di Conte all'Inter, innanzitutto ci sono stati solamente inviti strettissimi, escluse le emittenti locali, divieto di porre domande scomode ai giornalisti dei maggiori quotidiani sportivi. Stava fatta una cosa solamente in stile regime: parlo solamente io, non fate domande, soprattutto non fate domande scomode. E i giornalisti si sono prestati a questa porcheria. E allora, Andrea Bosco, nella sua rubrica, che cosa dice? Qualche domanda non posta a Conte, provo a farla io. Innanzitutto, la Juventus l'ha mai cercata? Poi, lei si è mai proposto alla Juventus? Si è mai pentito di aver lasciato la Juventus? Lei ha avuto la fascia di capitano alla Juventus. Come avrebbe reagito se gliel'avessero tolta, magari per qualche esternazione di un suo parente? E infine, la domanda più piccante: quanti sono gli scudetti della Juventus? Rispondi, rispondi, porco pugliese, quanti sono? Quanti sono? Lì prenderesti sputazzate o da una parte o dall'altra. Eh sì, quanti sono? Perché se sono 37 prendi le sputazzate dai tuoi nuovi amichetti del cuore. Ma se dici 35, che cosa vuol dire? Cosa vuoi dire? Le sentenze vanno rispettate, sono 35, e in questo caso se le sentenze vanno rispettate, tu sei un porco che scommetteva e un porco che si vendeva le partite. Vergognati! Vergognati! Ti vendevi le partite allora? Bastardo, fino alla fine, forza Juve!